serie bwin, tutti i colori della passione. Giornata numero 16, campionato bwin, la prima di Beppe Iachini, la prima dopo l'addio a Gianluca Azzori. 90 minuti senza bacchetta magica contro il Bari Torrente, squadra che ha fermato il Toro, che vuole raggiungere la stampa in classifica e rispondere sul campo. La nuova penalizzazione di 2 punti decisa dalla disciplinare. Torrente recupera De Paola, Iachini, Pozzi, Bari col solito 4-3-3. Stampa che cambia e si adatta con Foggia e Bertani esterni di attacco, una squadra di sacrificio e lotta. Saranno risposte forti le stesse che si aspetta Vincenzo Torrente. Fischia il signor Velotto di Grosseto. Inizia subito la Samp in avanti, pallone di Foggia per la testa di Pozzi che anticipa i due centrali, prova ad anticipare anche la manna, pallone fuori, grande occasione subito per la Samp, siamo all'ottavo minuto, poi al 14esimo, ancora Castellini nel mezzo, riesce a respingere come può la difesa, poi Foggia con sinistro, si coordina però male, pallone fuori, pallone altissimo, ancora una volta Samp subito pericolosa, poi arriva però Borghese, grande parata, grande risposta di Romero, poi De Paola, ancora Romero con una mano, ma che miracolo ha fatto Romero sul colpo di testa di Borghese, grandissima chance per il Bari, la grandissima risposta però di Borghese. Poi ancora Foggia, punizione, pallone a giro, colpisce la traversa, battuto la manna ma la traversa dice di no, si salva il Bari, splendida esecuzione di Foggia. Ancora Castellini, pallone in mezzo, c'è volta, la pallone in rete, colpo di testa perfetto del centrale Bucerchiato, esulta, c'era anche Bentivoglio ma la colpisce lui, Sampa in vantaggio, pallone ancora di Castellini. Perfetto lo stacco, pallone che rimbalza davanti alla manna, nulla da fare per il Bari, 1-0 Samp, decide al minuto 26, massimo volta, poi però lo stesso Iachini non si accontenta, dà indicazioni, ancora una Samp d'attacco, però attenzione c'è il pallone per Bellomo, dalla distanza arriva col destro, c'è però Romero ancora una volta che blocca i due tempi, perfetto il portiere argentino. Poi però al minuto 44, problema muscolare per Massimo Volta, entra Jonathan Rossini. Minuto 47, ci prova ancora il Bari, non ci arriva Caputo, si salva la Samp, finisce così il primo tempo. Un primo tempo che vede la Samp avanti, una Samp con Iachini al posto di Azzori. Le prime risposte sono arrivate, almeno nel carattere. C'è il cambio anche per Torrente, fuori Rivaldo, dentro Rivas. E al quinto minuto ci prova subito ancora il Bari con De Paola, pallone calciato però sull'esterno della rete, si dispera il brasiliano del Bari. Poi la Samp ancora, Bentivoglio, lancio lungo per Pozzi, di rigore, il tocco di Garofalo, chiede il calcio di rigore per Velotto, anzi simulazione, si dispera Pozzi, questo replay giudicate voi, dal giallo al rosso diretto per Kopunek. Intervento duro, brutto su Bentivoglio, rosso diretto da parte di Velotto. Siamo al minuto 26, Bari in 10, Bari in svantaggio. Bari però che reagisce, ancora al minuto 33, ancora con Rivas, arriva alla rete di Borghese. Ancora lui, l'uomo più in forma del Bari, esulta. Tiro di controbalzo di Rivas, pallone che arriva da parte di Borghese, in ritardo Rispoli. Inutile le proteste per un fuorigioco che non c'è, indicazione di Iachini, ma è ancora il Bari che crede in 10 di poter fare risultato, ci prova ancora Rivas, cioè però Romero facile, per il minuto 39 Rispoli alla grande occasione, poi il tiro viene ribattuto come può, bravissimo qui la manna sull'uscita di Rispoli, finisce dopo 5 minuti di recupero, finisce con un punto prezioso per Torrente, perso per la stampa di Iachini che dovrà lavorare duramente su questa squadra per poter tornare in Serie A.